ginocchio. Ginocchio? Ginocchio se n'è andato, questa però è la fine. E come è cominciato tutto quanto? Dimmi un po'. Aspetta, aspetta, cambiamo squadra, vai. Vai tranquillo. Geppetto ha scoperto che Pinocchio, quando era un pezzo di legno, ballava. Ha deciso di costruire Pinocchio come burattino. Quindi da un pezzo di legno che sembrava inutile nasce Pinocchio, che è un burattino. Ma questo burattino com'è? Buono, tranquillo, fa quello che gli dice il padre? No! Tutt'altro. È scalmanato, qualcuno dice. Di punto in bianco prende e scappa. Adesso fa di testa sua, bravissimo. Scappa, andrà da qualche parte, vediamo come va a finire e dove va questo secondo atto della storia di Pinocchio. Ascoltiamo e accogliamo con un applauso i nostri animatori che adesso ci rappresentano il secondo giorno della storia di Pinocchio. E poi mi raccomando, in silenzio, guardiamo bene tutto. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto e tira la volpe. Stiamo in società. Vecchiaccio, ti ho detto di farmi bello, alto e con un bel fisico. Questa è la riconoscenza che porti verso tuo padre. Io che ci sto mettendo l'anima per farti il burattino più bello del mondo. Te non ti rendi conto di quanto sei prezioso. Te sei il primo burattino senza fili. Povero Geppetto. Sì, però. E Pinocchio, che grado. Guardate cosa sta facendo. Ciao Geppetto. Quando vai, io? Sei un vecchiaccio, non mi raggiungi. Ferma, no. Corri, corri. No. È vecchio, ditegli la tua voce, è vecchio! È vecchio, non è più! Valentino! Valentino! A Valentino! No, ma qua! Valentino! No, ma qua! Io! Ma che ho fatto? Figlio mio, no! No! Non ho fatto niente! Prima o poi finiranno per pentirsene amaramente.
Ragazzi,